aprendo una delle porte d'emergenza del garage intermedio di Via del Macello, troviamo un materasso stagnola, una busta con materiali probabilmente. Siringhe. Ci sono delle siringhe dentro? Siringhe, sì. Ecco, più o meno. Siringhe, roba del genere. Poi troviamo siringhe a terra. Siringhe a terra, cartacce e questa porta che è stata divelta. Noi avevamo notato un movimento su sta porta qualche giorno fa, ma giustamente non riuscivamo a entrare dall'altro lato. Ah, ecco, guarda, ce n'è una anche qui sopra. Campo di siringhe, meraviglioso, e qui qualcuno probabilmente ci dorme. Involucri strani che non sappiamo di che cosa siano. Bene, ci hanno defecato e abbiamo scoperto l'ennesimo nascondiglio. Calzini che con gambe per arrivare, bella merda. calzini che hanno usato per pulirsi il sedere. Ora controlleremo anche le altre porte d'emergenza. Qui c'è un garage aperto, attenzione, sotto. Qui ci dormono e ci si fanno. Guarda, Ecco qua. guarda i panni, le siringhe. Eccole. Trovato un altro buco bellissimo. Chissà che ci sia qualcosa nascosto. Ora vediamo subito. Wow, guardate che bella sorpresina. Guardate di qua, sto schifo. Scarpe qua sotto. Vabbè, quelle possono essere scarpe di un operaio, visto che qui c'era un cantiere. Sì. Bene, abbiamo scoperto un altro covo, un nuovo covo di Via del Macello. Vieni qua, c'è tanto buco. Adesso andiamo a vedere e controlliamo le altre porte. Ti aspetto, arrivi sulla porta. Abbassa, no, non ho spento. Ti aspetta? No, andiamo a controllare le altre parti. Tira giù com'era. Abbassa com'era. Questa è chiusa. Giù, giù sotto? Giù sotto di qua avete guardato le porte Sì, d'emergenza? no, di qua, di qua, che c'è un'altra cosa. Questa è un'altra porta d'emergenza. Pronto? Vai. Questo è il tunnel che va di sotto. Questa è una delle porte che va di sotto. È l'uscita quella. Dov'è? È l'uscita quella che è da almeno 3. In Via del Macello. Ah, ok. Adesso mi spiego la tua passo. Ecco, capisci da dove passano?